Quali sono le modalità degli strumenti che attualmente i giovani adottano di più per informarsi in tema appunto di educazione finanziaria, in tema di gestione dei propri risparmi? E poi quello che ci chiediamo un po' tutti, se i social media sono adatti per sensibilizzare su tematiche così delicate? Ma allora, grazie per la domanda, buongiorno a tutti. Sicuramente i dati delle ricerche sono molto allineati su questo, nel senso che l'Italia non è diversa rispetto al resto del mondo. Abbiamo una crescita che è assolutamente molto accentuata, soprattutto rispetto alle giovani, più giovani generazioni, rispetto a YouTube, Instagram e TikTok, fondamentalmente. Quindi dei social media che sono molto video e molto immagini. Addirittura, secondo delle ricerche molto recenti e solide, si dice che tra la generazione Z il 14% dei ragazzi della generazione Z investono in borsa, soprattutto in criptovalute. Quindi questo è interessante perché da un certo punto di vista comunque anche qui i dati ci dicono che le conversazioni in rete diffuse tra i più giovani relativamente agli investimenti, alla necessità di cercare di ovviare anche l'incertezza economica, di avere una stabilità finanziaria, di essere capaci anche di ovviare i rischi, insomma, a quelli che sono i rischi futuri, comunque sono conversazioni, sono trend crescenti in rete e questo è un elemento positivo. Poi per quanto riguarda il fatto che i social media devono comunque essere utilizzati per rivolgersi ai giovani, perché e quindi questo linguaggio deve essere comunque in qualche modo appreso. Certamente i dati relativi al fatto che la generazione Z, parlo sempre dei più giovani, si informino attraverso i social media sono dati abbastanza, come dire, anche qui molto, molto alti, perché parliamo di circa il 46% di giovani che dicono che usano Instagram, TikTok e YouTube per informarsi più che per divertirsi, e quindi questo ci fa riflettere. Soprattutto dagli Stati Uniti sta arrivando questo fenomeno dei cosiddetti fin influencer, gli influencer finanziari, e già vedo Vittorio Ambrogi che mi guarda un pochino col sopracciglio alzato. Giusto. È un fenomeno un po' rischioso questo, e parliamo anche di rischi, perché sennò insomma, sembra che li vogliamo sottacere. Anche qui ripartiamo dai dati, cosa dicono le ricerche? Sì, no, ha ragione ad alzare il sopracciglio, perché io sono, diciamo, faccio riferimento a due ricerche che sono molto solide, perché una è stata condotta all'Università di Berkeley e l'altra dalla City University di New York, quindi insomma questo è l'anno scorso, quindi l'autunno del 2023. Allora, da un lato c'è una ricerca, soprattutto quella di CUNY, che sottolinea, che è molto qualitativa e sottolinea come questi fin influencer conoscono talmente molto bene i linguaggi dei social media e quindi affrontino questi temi di finanziari con un fortissimo impatto emotivo, con anche la capacità di agganciare i loro consigli a degli eventi molto attuali, molto freschi, e quindi in questo modo ingaggiano e soprattutto hanno anche, pongono anche una forte personalizzazione sui consigli che danno, quindi fanno riferimento alle loro esperienze personali, alle loro esperienze di vita vissute, e quindi in questo modo ovviamente emozionano ancora di più e sono ancora più seguiti dai giovani. Mentre invece molto più preoccupante, perché si basa su invece dati statistici un po' diversi, è la ricerca di Berkeley su 29.000 fin influencer, e qui voglio citare proprio tre numeri: il 28% di questi 29.000 fin influencer che sono stati analizzati, solo il 28% ha delle competenze finanziarie, quindi ha un passato, ha una formazione e ha un passato magari in ambito finanziario. Quello che questi ricercatori dicono è che ovviamente anche guardando e analizzando i consigli che questo 28% dà alle persone e agli utenti, c'è un guadagno, un ritorno medio degli investimenti di circa il 2,6%, mentre invece tutti gli altri fin influencer sono o non skillati o addirittura loro citano un 56% anti-skilled, proprio addirittura che provocano delle perdite, delle vere e proprie perdite in rete, quindi sono dannosi ovviamente per il tipo di informazioni che diffondono. Ecco, ma su questo la SEC ha qualcosa da dire? Ha detto qualcosa? Assolutamente sì, si stanno prendendo dei provvedimenti ovviamente per cercare anche di fermare il lavoro di queste figure. Riprendo quanto dicevamo prima sul disegno di legge che è stato approvato a fine febbraio, perché è un tema, insomma, questo è interessante per capire come cambieranno le cose ora che l'educazione finanziaria sarà insegnata nell'ambito dell'educazione civica. Le chiedo perché è stato così difficile, ci è voluto così tanto tempo per arrivare a questa novità. Quali sono stati i principali ostacoli con cui
diciamo, ci siamo dovuti imbattere e quindi continuiamo a imbatterci di fatto. Rispondo immediatamente, ma mi permetto una battuta su quello che diceva la professoressa quando diceva che avevo alzato il sopracciglio, perché concordo su tutto. In Italia noi abbiamo un problema di overconfidence generalizzato da parte degli adulti investitori, ma abbiamo visto anche da diverse ricerche che per molti giovani diventa gaming, lo accennava anche lei, cioè una specie di gioco dove più o meno consapevolmente si investono soldi veri. È importante e stimolante che ci siano strumenti come TikTok, eccetera, ma noi in questo momento abbiamo, anche in Italia, abbiamo avuto un, non influenza, ma un noto cantante che pubblicizzava le criptovalute, sfruttando il seguito che aveva. Quindi se non c'è una certificazione del tipo di informazione che passa, poi per carità leggiamo anche che ci sono una quantità spropositata di italiani che si fanno predire gli investimenti dal cartomante, non è una battuta, cioè c'è tutto un giro che è devastante, ma è così. Allora, con questa introduzione mi ricollego alla domanda che faceva lei, cioè io penso che noi abbiamo tantissimo da lavorare. Nella mia visione iniziale, quando mi sono occupato di queste cose, sotto un altro punto di vista, quello legislativo, c'era prima l'introduzione del Comitato per l'Educazione Finanziaria, poi c'era l'introduzione dell'educazione finanziaria nelle scuole, il primo passo è quello a cui faceva riferimento lei, cioè l'articolo 25. Non è il massimo, però come è importante, perché poi ci sarà un tema di trasformarlo in materia curriculare, ma nel frattempo bisogna formare una classe docente che sia pronta e all'altezza dello spiegare questi temi. Poi l'ultimo passaggio, che è quello dell'educazione alla cittadinanza economica, cioè rivolgersi anche alle fasce più svantaggiate, alle giovani coppie, è tutto un percorso che deve essere sviluppato, però passettino dopo passettino penso che qualche piccolo passo significativo si stia facendo. Un'ultima riflessione, siamo quasi in chiusura, guardando ancora al futuro prossimo, mi faceva piacere tornare su un tema che è quello delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale generativa. Se ne fa un gran parlare, alle volte forse anche troppo, anche a sproposito, insomma tutti ne parlano, sta arrivando, chiedo alla Prof. Romenti se può essere uno strumento decisivo in questa chiave oppure fuori dai denti, no. Allora, rispondo con due dati che proprio abbiamo raccolto attraverso un software di intelligenza artificiale generativa predittiva che usiamo proprio perché, occupandoci di comunicazione, cerchiamo di guardare i trend prima che questi si consolidino. Quindi, sicuramente quello che abbiamo visto sono due aspetti importanti. Intanto che in rete ci sono delle conversazioni relative al tipo di investimento che i giovani, su cui i giovani iniziano a conversare e che vogliono, appunto, su cui iniziano a riflettere per il futuro, che sono più che investimenti in denaro o in criptovalute, investimenti in beni di consumo durevoli, di lusso. Quindi qui c'è un trend di conversazioni che, tra l'altro, in base appunto ai nostri dati, crescerà del 94% nei prossimi 12 mesi, legato proprio all'investimento in beni di lusso, quindi durevoli, ma anche legato ai furti sempre più frequenti di questi beni di lusso. E questo è interessante perché, insomma, ci fa vedere anche, no, come in rete si diffondano comunque delle tematiche anche molto specifiche. E la seconda riguarda invece contenuti relativi, appunto sempre generati da questa intelligenza artificiale predittiva, sull'intelligenza artificiale stessa, ovvero il fatto che si stanno anche qua ampliando molto le conversazioni sull'uso del gaming creato attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Qui c'è un mondo molto 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 interessante che ha ovviamente dei plus, soprattutto perché poi comunque dei dati scientifici ci dicono che utilizzare comunque i gaming, ovviamente poi bisogna vedere in che modo sono costruiti, da chi sono costruiti, quali sono i contenuti per educare i giovani, ha un certo tipo di effetto soprattutto sulla motivazione all'apprendimento. E quindi, insomma, ci sono dati interessanti, poi naturalmente ci sono i minus che possiamo poi immaginare. L'evoluzione è talmente rapida che se un anno fa quasi non ne parlavamo, quest'anno ne parliamo tanto. Bravissimo. L'appuntamento va da sé alla prossima edizione del Salone del Risparmio.